Rostan, provi a votare? Provi a votare? Meloni. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. 23-17 Fitzgerald. Se parere contrario di Commissione Governo. Si rimettono all'Aula gli altri. Votazione aperta. Ah no, chiedo scusa. Fitzgerald, prego. Ritiro la votazione. Lo ritiro e presenterò un ordine del giorno. Grazie. Perfetto. Passiamo a questo punto al 23-128. Contrario Commissione, contrario Governo. Favorevoli SEL. Favorevole i relatori di minoranza, votazione aperta. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 23.137, Centemero, contrari Commissione Governo e relatori minoranza, votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 23.138 Centemero, contraria Commissione e Governo, contrario SEL, favorevole Lega, 5 Stelle, si rimette all'Aula. Votazione aperta. Patriarca, Carbone, ci siamo? PES, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 23.139, contraria Commissione e Governo, si rimettono all'Aula gli altri, votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 23.140, contraria Commissione e Governo, favorevole SEL e 5 Stelle, contraria Lega. Onorevole Spadoni, prego. Grazie Presidente. Con questo emendamento chiediamo che venga messo appunto nei programmi di scuola secondaria di secondo grado programmi di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzate a informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omofobia e della transfobia. Ora, c'è stata recentemente anche la giornata contro appunto l'omofobia, crediamo che questo possa anche andare incontro ai dettami sempre sia della ratifica di Istanbul che dettami che il Consiglio d'Europa ha portato avanti in questi ultimi mesi, quindi chiedo veramente che ci sia un ripensamento e che questo emendamento venga votato favorevolmente all'Aula. Grazie. La ringrazio. Dichiaro aperta la votazione. Contraria Commissione e Governo. Favorevoli 5 Stelle e SEL. Contraria Lega Nord.